E poi sembrava a far morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai, perché non chiedi mai perdono. E poi la sera. Buongiorno. Buongiorno. Very beautiful. Molto carina. Una bella passeggiata oggi, se t'andava, lo Sì. sai dove? Che saranno anni che non ci vai. Se ne andavamo a Fiumicino, andavamo da ragazzini al mare con papà e ho pensato di fare questo, perché tanto pure che andiamo per Roma, preferisco che quando andiamo a fare una passeggiata per Roma, Colosseo, così che dobbiamo prendere i mezzi, stiamo un tre al Al mare con papà. porto, dici, no? Non andiamo con papà al Sì, lo porto. ricordi? Lì da, o da partendo stanno. Prima se famo una passeggiata lì andavamo proprio alla spiaggia. Sì, tanto Capito? non è che è domenica che c'è casino, non è No, che è appunto, vabbè. sa domenica che c'è il sole, Tanti hanno magari. fatto ponte, però non penso che è giornata che vanno al mare, No, no, insomma. di venerdì. A Roma ieri ha vinto quell'8 Ma minuti che gli erano rimasti. no. Lo so, ho Quei sentito. 12 minuti a Udine. Eh sì, porco disse, cioè, quel giorno ci sono stati 7 pareggi, pareggiava pure a Roma, 8 pareggi, no. O Udine o Roma, andiamo. 8 pareggi, ma che davvero? Fammi girare qua, che comunque per bare sta sempre lì. La Carletto non ci sta arrivando a andare a mangiare papà con mamma. La Carletto, vabbè, quella è trattoria. No, ci Non andiamo a sono. una tavola calda. Ci andavano a capire, papà e mamma si mangia bene, però è una trattoria, lascia stare. È meglio a tavola calda. È come noi siamo andati l'altro ieri con E certo, te Cicalone. levano 25-30 sacchi a persona. Qui a posto da alimentari che ci hanno messo. Mi faceva l'upanino con lo salame la mattina qua. Qualche giorno a te mi faceva. Vabbè, per Era scherzare. storico qua alimentari, Era simpatico, le il portava le padrone. bibite Riccardo a questo. Pensa un po'. Ah. Qualche giorno a te qualche giorno. Ma questi pazzi a Milano sono andati a fare ebrei. Ho visto qualche cosa ieri, Bastonate col ah. Ho coltello. visto qualche cosa, scontri destra, estrema sinistra, ma il giorno della liberazione, La tanto festa. sta. La festa rovinata, non so come ha chiamato a destra sui giornali. Stamattino diceva il secolo, tutti i giornali di destra, no? Dice la sinistra, mala festa, che ne so, che rovina la festa, una cosa del genere. Ma sono straniero, tu Ma deficiente. manco credo più a un cazzo, liberazione, io non mi sento libero di niente, quindi mancavo, vorrebbe festeggiare, liberazione era il popolo di una volta, insieme al popolo di una No, volta. no, 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 Tanto l'Italia oggi liberata. è il 25 aprile, è riconosciuto per passare la bracciata, per far ponte, così non vai a lavorare e te ne vai a fare il weekenduccio, oggi quello è il 25 aprile, non è sentito, sicuramente ci saranno persone che lo sentono. La maggior parte delle persone sì, però Tutti. Andrea calcola che il 25 aprile sarebbe la liberazione dall'Italia dal Ma fascismo. che non lo so, fa? Che E motivi? perciò quelli che c'è Roberto una volta mi ha detto una cosa. Dice, ce ne stanno pochi dei comunisti. Dice, però quelli che ci stanno sono tossici, sono quelli che si sono fatti pure la galera. Perciò c'è gente che ci Ma c'è crede. gente che ci crede, ma come no? E sono quelli che vanno Però non ci abbiamo più bisogno solo di gente, ci abbiamo bisogno di un popolo unito, è quello che dico, Ieri eh. hanno fatto un bel film, l'hai visto pure mamma, già ho visto. Però non l'avevamo capito perché non l'avevamo visto da inizio. Erano due fratelli, uno era comunista e uno fascista. Se sono date di santa ragione. Prima che il fratello diventasse di sinistra come lui, Ma quello con Scamarcio? seminavano. Su Rai Al 1? 34, no. Ah, No, no. no, pensavo quello. Quello di sinistra che era il fratello è un bel ragazzo. Le donne dicono che è buonone. È un attore, è buonone. Ah, Che i non lo capelli un so, po' mo lunghi. dopo, oggi lo vado a vedere. Poi all'ultimo, però, il fratello. Sembra come che l'ha alloppiata, ha fatto diventare comunista, all'ultimo andava a mettere col fratello e camici sua, andava a mettere E bombe. e bombe incendiarie sul partito di destra. Ma com'è, rifascista? E quelli di destra hanno preso, hanno continuato a piazzare sempre botte questo di destra. E poi è finita che i fratelli si sono abbracciati, i due fratelli, uno fascista si sono abbracciati, e vabbè, è tuo fratello, capito come? È tuo fratello, non puoi stare in guerra con tuo fratello. Si sono abbracciati e si sono detti ti voglio bene. Cioè qui ci sono venuto a sta zona, ma sta stradina, vabbè perché Vabbè, l'auto mica certo. manco ci passa, quelli piccoli ci passano.
hanno fatto quelli piccoli per centro, per Colosseo. Sì, quelli elettrici pure, quelli no? Bravo, quelli là ci passano qua. No, è qua. Ah, poi dico, ho beccato. Ma se l'altra volta aveva fatto sta strada. Bravo. Non ricordo che siamo sbucati qua. Con Fabio stavamo. Mi ha risposto subito, meno male, gli ho dato auguri. Ma ha detto, oh, ma ha detto. Ho detto, meno male, mi ha risposto subito, ho dato tanti auguri. Ho detto, quanti anni hai fatto? 37? Vabbè, 38. Poi, 38. Poi gli ho dato auguri, gli ho attaccato. Chi gli vabbè, certo, che te dici, metti mica auguri, basta. Auguri, rispetto che gli ho dato auguri. È stato contento, no? Ma ha detto, ma ha telefonato sapevo la che, sera. Ma ha pure invitato, insomma. Mi c'è mancato auguri, ma dai. Ambitivo, Hernando. Hernando. Io non cavo la. E noi prendiamo un caffè. Magari, un bel caffè. Un bel caffettone. E il cornetto no, perché mi ha dato... No. Mi ha preso 3 kg di pizza, dice, non mangia con Andrea. Comincia a mangiare, No, 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 mamma mi ha detto, non mangia con Andrea. Dice, mangia a pranzo, però. Ma mi ha preso 3 euro di pizza bianca. E il bomba ha vinto il picchio, quindi mi serve il navigatore. Adesso che è legalizzato mi rompo nel cazzo. Cura. Ma tu fregatene, ma che cazzo te frega? Tanto a livello di legge che è mica sta favoreato, è legalizzato. No, a livello di legge no. Ma la gente rosica e te rompe i coglioni. Capito la signora adesso? Che un altro 17, poco meno. Lasciali, fotte che mani loro, vedi che sì, quando sì. Poi non trovano più il pretesto... Non ci si divertono poi più. Poi si rompono i coglioni. Finiscono, bravo, si rompono i coglioni. Cambio di questo ci sappia, ci si divertimo. Ci si divertimo. Allora tu devi essere più intelligente. Come Paolo, no? Non te manca il cervello. Come Paolo che diceva, questo non c'è da più per culo, non c'è da ormai la notte. Ce l'hai il cervello, quindi tu fottetene. Tanto legalizzato, non legalizzato, che è... Fatti i ragazzi, tu a gente fa la fotte. Tu gioca per hobby e diverti, te spizzichi, una volta vinci, due volte perdi, ce ne frega un cazzo. E il lavoro ce l'hai, o stiamo a lavorare per i soldi, quindi la gente, ma che cazzo, non è che stiamo a speranza che vinci per poter campare. Ma non è per i soldi, Andrea. È proprio per il principio, è per una questione so. Di principio, non credo, perché io ho legalizzato lo Stato, non posso giocare picchietto, è solo per i soldi, ma rimbalza, è solo la questione di principio. Perché devi far prepotente con me? Scusa, io dico pane, pane e vino, vino, quello sì, che mica me devi non riesco a essere falso. Questa è Roma Fiumicino, eh? Lo so, lo so. È quella che ti dicevo io. Quella che dici, cioè, pure te quella sopra. Che sopra, che va all'aeroporto. Bravissimo. Quando ho lavorato... Israelitico, no? L'ospedale. Quando lavoravo all'aeroporto, prima che mi licenziassero, era impresa di pulizia, te lo ricordi? Mi mandavano sì. A lavorare pure qualche giorno all'aeroporto, a notte. Con trenino, navi? No, no, ma ci accompagnava papà. Faceva Roma, la Portuense e Roma Fiumicino. Cos'è che io per e dire? E Ponte della Magliana. Non me lo ricordo, fa. Se cose non me ricordo, porco Giuda, l'ho rimosso. Ma perché? Mi davano i bicchieri dei vini, i panini, andavi da roba che si inculavano. Oh, fatti i cazzi tuoi, sì, che mi frega. E mi davano il panino, il bicchiere di vino. Certo. A quei tempi qualcosa bevo. Anni fa. Quanti anni sono passati? Penso più di 30 fa, se io non me lo ricordo, ero ragazzino. Era mio papà, perché quando faceva le notti mi accompagnava lui a... Oh, ma papà è morto 20 anni fa, Quindi stiamo a parlare di 30-35 anni fa, 30 anni. Guarda che callo si esce il sole, oh. Posso aprire uno spiffero? Come, un po' aprire, voglia. Sta macchina, se d'inverno si appanna, si sta tutto chiuso, si appanna, si parli. D'estate se muore di callo. Questa ci avemo, però. Anzi, ringrazio a Dio che ce l'ho. E come facevi con tutto con i mezzi, sprechiamo tutta la giornata? No, come fai? Con i mezzi se dovevamo beccare un posto e basta. Volevamo andare pure lì a Roma 70 con i mezzi, ma il 764, il 767, cioè va. No, ma casino. Non ci serve la macchina, fa. Se no diventa un'impresa, come fai? Pure cioè? Quando facevo con Cicalone, cioè, veniva sempre la gente. Tu calcola. Qua ragazzo di Cicalone, che ha la macchina. Certo, o Franchino il criminale, che ha la macchina. Fa più spostamento, metti caso oggi, dovevamo partire da casa nostra, via l'auto, arriva il Gran lì, quando siamo andati a Pia Magliette. Da lì riparti via l'auto per venire... Per una Portuense aprire sti sordi. Poi dal Portuense a Fiumicino. Cioè, no, ti servono 2 giorni per fare una cosa del genere, è l'impresa. Quando stavamo io e Cicalone, che non venivano con la macchina, diceva, fa, non viene nessuno con la macchina. Quando stavamo lì a Piramide. E certo. Ai bar della Piramide, da Mastro Donato. Ai chiacchiere, sempre a chiacchierare, a bere i soliti.
E poi sembrava a far morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai, perché non chiedi mai perdono. E poi la sera vuoi far l'amore, sei solo tu nei sogni miei. Tutto quello che è passato è cancellato ormai, perché non chiedi mai perdono. E poi la sera vuoi far l'amore. Ti piace questa canzone? Sì. Lo sai chi la canta? No, Ernest Mac. Beck. E poi sembrava a far morire un uomo con l'innocenza del pudore che non hai. Falla tu una canzone, no? Falla tu una canzone, scrivi una canzone, fa. Oh, e Ma la tormentata. beh. Mac, è quello che te No, ma la pare. tormentata e poi Certo. metto le Mettiamo una parole. base, una cosa, certo, mettiamo una musica. Non è facile. Niente è facile, però tu scrivila. Un giorno scrivi una cosa, un giorno ne scrivi un'altra. Quando ne hai scritto più parole insieme, vediamo quello che hai scritto e ci mettiamo una base musicale. Se famo di, da qualcheduno che fa per mestiere, una base musicale carina sotto e famo una canzone tua, una canzone proprio personalizzata del Bomba Anarchica. Allora lo portano. Sì. Allora si cominciano a vedere aeroplani. Da qua ci sono rivenuto da Cagliari, quando sono andato a vedere Cagliari Roma, Cagliari, no? okay, Qua no. a Roma, andata mi sono fatto da Civitavecchia a Cagliari, 14 ore di nave, al ritorno ho preso aereo, c'avevo i soldi, avevo conosciuto un poliziotto caglieritano, un borghese che la macchina mi ha accompagnato, ho detto io sono poliziotto, mi ha Ah, fatto vedere buono. il tesserino, dice ti aiuto, dice le compro pure il biglietto di tribuna, mi ha comprato il biglietto di tribuna. Dice però torna un attimo a casa, te compro il biglietto, mangio, te compro il biglietto e ci vediamo qua a chiesa, lì a Cagliari. Dice andiamo allo stadio. Uscivi dallo stadio, ha vinto la Roma 1-0, ha segnato su rigore, mi fa, ti riaccompagno a Civitavecchia. Io ho detto no, non me la fa a te. Dice allora ti accompagno all'aeroporto, andiamo all'aeroporto, c'avevi i soldi. Ammazza, oh, bravo, eh. Un'ora, sì, stavo bravo. Poliziotto, borghese. Ma il Nini. carburante da aeroplano, no? Gli fanno il piano qui all'aeroporto, Sì, partono col pieno, certo. all'aeroporto. Ma che sarebbe come il petrolio, no? Come la benzina? Ma insomma, fatta come domanda, sinceramente, qua che carburante usano qua. Però Sarà penso di sì, eh. come la benzina. Penso di sì. Dove gli aeroplani? Che belli, guarda. I Boeing mi piacciono, i Boeing. 400-500 persone c'entrano. Quelli Ma quelli internazionali, sì. vanno in Brasile, in America. Thailandia, beh sì, Un oltreoceano, altro mondo. Polinesia, New York, questi posti che. C'hanno la televisione come il cinema dentro l'aeroplano, il Sì, ti Boeing. scordi che stai dentro l'aeroplano dopo C'è stata una. Io e papà facevamo le cose. Un anno veniva che il signore del manicero, cioè, vedete? Sì. E papà mi faceva così col braccio, guarda. Diceva che sta a dormire, dice guarda che bocce. Capirai che cazzo gli sfuggiva a Sergetto. Guarda qui in mezzo ai cosi, i lupi. Oggi, ma che? Oh, non mi ricordo. Ma come non ti ricordi, Afa? Ma che? Ti ricordi tutto? Non ti ricordi il posto della macchina qui? Temo se qua, Però vabbè, qua sta. non è, non sta nelle pescherie. No. Oppela. Eccoci arrivati. Alla fine un pochettino il tempo ci sta assiste, ci sta un po' a De Venticello, però. Ma tanto qua il vento lo trovi La sempre, voglia. pure d'estate. Lì c'è il mare quando esci, no? Quando esci da qua E c'è il mare. certo, mo ci arriviamo. Se famo la passeggiata questa è tutta la passeggiata. Quando arrivano i pescherecci penso che si mettono qua a vende, tipo questi, lo vedi? Ci Sta sarebbe capito? diceva c'è Roberto. Beh. Va a fare lo scaricatore dei Lo pesci. scaricatore dei pesci. Dice il fisico ce l'hai. Vedi stanelli? A che servono secondo te stanelli per terra? A legare le barche. Lo vedi? Ci legano le barche, Ah, no? pure Quando questi, scaricano il pure su pesce. questi. Non vedi là, si vedono le montagne di Castelli. Certo, no, non lo so se sono castelli No, però, non so i castelli. non credo fa. E che sono là? Io penso che, oddio, non mi so orientare. Guardate che spettacolo, regà. Ma invece l'azzurro è verde, qua. E com'è? Vabbè, è perché riflette, oggi è grigio il cielo. Ah, riflette il E cielo. certo. Se no, se era una bella giornata, mi sarei levato in schiena, mannaggia la miseria, non mi ha fissata come Paolo. Mettetevi qua, almeno ti riprendo,
Ti riprendo così. Quello non è all'Italia, quello è all'estero. Ah. Potrebbe essere Lufthansa che si stanno a pescare. Lo sai, io non mi mettevo da pischello quando venivo da solo, Andrea? Mi mettevo lo scoglio e mi vedevo tutti gli aerei che saltavano. Andiamo? Da solo venivo. Perché? Che stai? Va la compagnia, va? Bonjour. Bonjour. What is beautiful. Molto carina. Ciao. Sempre a fare macchione, un po'. Sa pure un po' di inglese, ragazzi. Very beautiful. Come gli ha detto, very, very beautiful. Very beautiful. È solo quello. What's your name? Come ti chiami? E my name. Name fa la con mia moglie, te, no? No, no. Dice che fa in giro con tuo fratello a fare video a rimorchia. Dico, magari a rimorchia una è bomba. Sa sposa. Se mi domandavano, ma chi sei che ti stanno arrivando? Pugile. Io pugile. So pugile. Ho fatto incontro con Tyson. Con Tyson, ormai non è della certa. Sì, ci inventiamo qualcosa. Io sono famoso, faccio i film. Questo è il faro, regà. Che delimita il porticciolo. Fiumicino. Laggiù c'è il faro, quello vero e proprio. Io è verso qua, Andrea. Sì, arrivo. Eccolo là. Io vengo, voglio vedere. E vieni. Guarda che bel silenzio, eh? Mamma mau. Quasi quasi mi porto un libro, no? Ti metti qua sulla panchina. Chi te rompe le scatole, certo. Però non divenite di sabato e domenica, giorni tranquilli. Tu sai dei sogni, io quelli non li vendo. Sei del vento del nord, baby, ma non sei di noi. Sei sotto un cielo sbagliato.